Natale 2021, regali sotto l'albero. Vedo un bel pacco sulla mia destra. Non lo so che sarà, perché è chiuso, sono proprio curioso di sapere che cos'è. A estrema destra vediamo il carrello della legna per il nostro caminetto e poi altri piccoli regali sulla sinistra. Andiamo subito a aprire il pacco, perché sono proprio curioso. Ok, apro il pacco. Allora, procediamo allo spaccamento. Voce del verbo spaccare, fare il pacco, spaccare, spaccare il pacco. Vediamo questa, ecco qua, buttiamo per terra, apriamo piano piano, con questo, senza rompere manco la carta che la posso recuperare, dai. Non si butta mai la carta, ecco qua. Ah, vediamo, 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 procediamo. Sono proprio curioso di sapere che c'è, che c'è, che c'è, che c'è. Ecco qua. Tutto parla di te. Ah, per Bacco, vedo qualcosa di simpatico, vediamo un po', leggo già che cos'è. Il tuo compleanno. Sto leggendo. Già Oh, vaporetto, il famoso vaporetto, ho sentito. Polti, vaporetto. Allora mi dispiace. Ma chi è quella incartatore che non sa incartare? Vediamo, pesa, tutto è uguale a se stesso, un po' pesa, eccolo qua, vaporetto Polti, ecco qua, vapor force, brush. Uccide e rimuove il 99,9% di germi, batteri e virus. Chissà se ammazza pure il virus che circola adesso. Coronavirus per tutte le superfici, regolazione del vapore. Pronto in 15 secondi, serbatoio estraibile, filtro anticalcare, spazzola vapor force. Vediamo in italiano che dice qui accessorio tappeti moquette, panno lavabile in microfibra, tazzola piccola con tergivedo, tubo flessibile vapore, lancia vapore, pazzolini tondi, accessorio per fughe, concentratore di vapore, cuffia. E qui costruito Polti SPA via Vittorio 83 22070 Burgato Grasso Como Italia, madre di Repubblica Popolare Cinese, incredibile, lo sapevo io. Adesso lo apriamo e vediamo come montarlo e poi faremo una recensione Vediamo come funziona e vi darò una recensione di parole sull'ultimo sole e tutto intorno scorre fiume lento lento di bambini che dormono tranquilli dentro ai loro passeggini con le madri che si specchiano i vestiti un po' scollati. Abbiamo preso il serbatoio e coi calici e l'abbiamo riempito di acqua demineralizzata, quindi senza minerali dentro, di calcare, carbonato di calcio, eccetera. Questo si mette con un imbutino, ho messo l'acqua e l'ho richiuso, ecco qua. Adesso, ecco, lascerò un po', vado a mettere l'acqua. Vado a metterla qua e si incastra perfettamente, ok, pronta. Adesso usiamo la modalità per pavimenti. Vedete che questo è flessibile, basta fare così e si apre. Ecco. Fa così e io poi. E mettiamo questo panno in microfibra che è autoaderente, diciamo, quindi si regge così da solo. Ecco qua, metto giù e si appiccica. Ok. Adesso questo qui invece è per i tappeti. Questo qui per i tappeti.
Adesso noi possiamo partire, perché praticamente stiamo usando questo accessorio per il pavimento, questo panno in microfibra lavabile. Possiamo partire, aumento la temperatura al massimo per il pavimento, ecco qua, con 15 secondi va subito al massimo e fa il vapore. Questi sono tutti gli altri accessori, che sono decine di accessori che potete vedere anche nelle istruzioni, che sono, non ci sono problemi. Adesso io penso che già posso partire, credo, no? 15 secondi sono, vedete? C'è scritto 15 secondi e parte il vapore. È un po' come il ferro da stiro a vapore, non è niente di... Non è che si sono inventati la luna, insomma, e qui funziona meglio. Eccolo qua. Sentite? Mi sembra che è proprio come quando io stiro le mie camicie, visto che mia moglie non me le stira mai, che me le devo stirare sempre, lo stesso rumore del vapore che esce. Ah, se ci mettiamo un profumo, viene anche un effetto profumato, basta aggiungere il profumo nella vaschetta adeguata, apposita. Quindi profumiamo anche l'aria, oltre che disinfettare il pavimento, perché questo con questa temperatura lo sta disinfettando il pavimento. Come sta venendo, ragazzi, voi vedete, mi sembra lucido, bello, molto bello, posso dire che sono soddisfatto. Ora, naturalmente il pavimento, prima di passarci questo vaporetto, a volte vaporito bene, altrimenti ci stanno dei granelli, qualcosa, e non va bene. Ok, allora, stop. Allora, prima di passare alla pulizia del tappeto, vogliamo dire che questa microfibra qui può essere sostituita nel momento in cui non ce l'avete a disposizione. Consigliate una mia follower, che si chiama Rita, e a cui ho chiesto consigli, ho detto: ma come si fa se dovesse rompersi quel... Ha detto: no, ma buono anche quelli che si comprano comunemente in commercio, li metti sotto e funzionano perfettamente. Questa signora Rita, che ha già questo apparecchio. Ok, allora, adesso passiamo a mettere questo inserto qui per i tappeti e vediamo. Il problema è che mi sembra che occupa un po' troppo spazio, non lo so. Qui bisogna premere con... Ecco qui, così, e pare che non riesco a ficcarlo, però vediamo un po'. Ecco, sì. Sì, eccolo qua. Adesso, eccolo qua, è entrato. È entrato questo per i tappeti. Ok, allora andiamo a vedere adesso il tappeto, Sì. Allora, per quanto riguarda il tappeto, prima di passare il vaporetto, è chiaro che va pulito bene. E noi l'abbiamo fatto con l'inserto della folletto, il battitappeto della folletto, che quello è stato studiato apposta, uno assorbe tutta la polvere e i granellini. Adesso possiamo far passare disinfestazione, non lo so, la parola sbagliata, però, con questo vaporetto. Mi dice pure che qua bisogna usare il livello medio, ma io quasi quasi lo metto un po' di più, che per il tappeto è meglio. Partiamo. Eccolo qua, è partito, vedete? Con questo sistema, con questo inserto sotto, praticamente non può scorrere, altrimenti non scorre, no? La panna in microfibra. Il panno in microfibra, se non ci fosse questo inserto di plastica, non scorrerebbe. Invece così vedete come va bene, eccolo qua, vedete? Vedete? Sentite il rumore? Il vapore che esce, se la sollevo la potete pure vedere il vapore che esce. Non mi arriva il filo, però. Vedete? Ecco il vapore che esce in questo panno. Vedete questo panno come mazza, oh, ma cotto la mano. È simpatico, questo
adatto a mia moglie, che lei è appassionata di pulire, sta sempre a pulire, tutti i giorni, la mattina si alza alle 6 e pulisce, va a letto e pulisce. Non è vero, pulisce mai, devo pulire io. Guardate, guardate che simpatico che è, bellissimo regalo, grazie, grazie per questo regalo. Questo l'avete comprato per me perché sapete che io sono malato per l'ordine e per la pulizia. Passo e chiudo. Allora, volevo dirvi quella cosa che mi ha detto la signora Rita, che ha un prodotto simile a questo, non so se è la stessa marca o della Vileda, non lo so. Comunque, a un certo punto, se il panno è sporco e avete questi panni in microfibra, lo mettete e guardate che funziona perfettamente lo stesso, perché vedete. E quindi se voi comprate questi panni che costano 4 soldi, diciamo, si dice, guardate come funziona perfettamente, vedete? Ecco qua, guarda, è lo stesso effetto, perché è chiaro che il calore esce da qui, esce da qui sotto, vedete il calore, mamma mia, che forza, bellissimo, ok, adesso leviamo. Ecco, mettiamo al minimo, sennò mi esce un sacco di calore. Leviamo l'inserto, premendo qui, aiutandomi col piede, dovrebbe uscire questo, perché non esci, ecco qua, è uscito, oh, oh, oh. Non esci, oh, bene, perfetto. A questo qui possiamo metterci, a questo punto, con le palline qui, possiamo metterci questo per pulire i vetri, questo per pulire i vetri, che è praticamente è come se fosse, ecco qua, eccolo, eccolo, ciao, è semplice perché c'è sta un, c'è proprio la possibilità di inserirlo a questi due, non so come chiamarli, insomma, però si capisce, tante volte è più difficile spiegarle le cose che vederle e capirle vedendole, ecco qua, questo è. Ho dimenticato che quando noi facciamo i pavimenti o il tappeto, se il filo vi dà fastidio, qua c'è questo sistema di bloccaggio del filo che vi dà un po' di possibilità, perché altrimenti il filo così, lo potete mettere così per dire, ecco così, e lo bloccate così, non vi dà, non scende giù, non vi dà fastidio. Poi adesso andiamo a inserire, come abbiamo detto, questo, e c'ha proprio delle appositi scanalature che non possiamo sbagliare, mettiamo così e poi si gira e va a scatto, tac, è semplicissimo. Adesso questo già funziona, però quando andate a pulire i vetri, se sono bassi, non sono molto alti, inutile tenere questo che è scocciante, lo levate, basta premere questo pulsante qui dietro, che è questo, lo levate e poi praticamente potete fare con questo manico qui, e qui da qui esce il vapore. Eccolo. E pulite i vetri, possiamo pure fare. Sentite che potenza che c'ha. Ah, adesso stiamo umidificando l'aria noi. Sono molto umidificatore che voleva mia madre per il coso, per il caldo fa. Della vortice. Ok, allora adesso è inutile andare a pulire il vetro perché insomma sembra una cosa troppo semplice. E vabbè, questo lo dobbiamo rimontare. Per rimontarlo, questo andava così, giusto? Allora, questo inserto che abbiamo detto che serve per pulire i vetri, mentre mettendo questa spugnetta, diciamo così, inserendola qui, ci si possono pulire anche altri oggetti, come per dire cuscini, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non mi vengono in mente se materassi. Se mi date le istruzioni, io le leggo e faccio prima perché me le sono dimenticate, già. Capito? Pulizia di mobili, superfici, solo il pulitore a vapore portatile, assicurarsi che. Eccetera, eccetera, cioè con le vabbè, insomma, attenzione, non me lo ricordo dove l'ho letto, però l'ho letto e già me lo so dimenticare. Però va bene, questo non me ne frega niente. Andiamo a vedere invece l'utilizzo di questi altri. Ah, questo del filo l'ho detto che uno lo può mettere così. Andiamo a vedere, ecco qua, questo qui è il solito discorso, tende alle mani, ecco. Questo si inserisce così.
e poi si ruota, tac, e scatta, e finito, e fatto, e ruota. Vedete il valore che è. Anche le piastrelle. Con questo apparecchio si possono pulire anche le piastrelle. Suggerimento. Mentre c'è un altro aggeggio, che lo possiamo chiamare aggeggio, che serve per pulire le fughe. È questo. Me lo sono perso. No, quell'altro. Questo? Sì. E questo che era? Per raggiungere i punti difficili. Questo per raggiungere. Sì, tipo i termosifoni. Poi vuole rivediamo tutti insieme questi video. Sì. Questo inserto, ragazzi, con queste spazzole dure, guardate quando sono dure, sono toste come un sasso. Questo inserto è lo stesso sistema, semplice semplice, si inserisce così, si ruota, eccolo qua, sotto sopra l'ho messo. Ecco. Ecco qua, ecco, adesso sì. Questo qui serve per le fughe. Le fughe sono quelle... quegli spazi che stanno fra una mattonella e un'altra. Pure qui ci sono delle belle fughe che qua se non dato via. Andiamo a premere questo. Vedete le fughe? Come fuggono? Si chiamano fughe perché fuggono. Fanno una grande fuga. Come uscire dal carcere. Ecco qua. È una potenza questo qui, proprio tremendo. Poi abbiamo. Sempre attenti alle mani, che ve le scotta. Prendetelo sempre con. L'acqua ancora c'è? Non è finita l'acqua. Ancora ci sta l'acqua, ce ne sta la metà. Poi questo non me lo ricordo che era. Già questo staggeggio, ecco pure questo, stesso sistema. Secondo me ci va l'allungamento. Ah, non si può mettere. Secondo me ci va. Oppure un adattatore. Questo allungamento, che sistema c'è? Secondo me questo prima. A occhio. E dove lo metto questo? Qui. Così. Vabbè, andiamo. La riprendi? Sì, sì. Sono... Ah, stai a riprendere? Sono live, quindi... Non ti sei fermata? No. Ah, è in diretta. È in diretta, oh, sì. Va. Sono senza sarà. Istruzioni. Io, vabbè, questo si ficca con facilità estrema perché è lo stesso sistema di questo per il pavimento. E questa è una prolunga per i punti difficili, allora. Per l'auto. Per la macchina, dici? Non, ah, non hai la presa lunghissima, magari. Ah, ho capito. In auto. Com'è qua? Sistema di questo, pure questo dovrebbe essere che si gira. Vabbè, insomma, è sicuro, perché c'è la freccia di ruotare, dici? Ecco. Okay. Sì. Ecco qua, scattato. Perfetto, 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 scattato. Beh, insomma, tutto a incastro, tutto a scatto. E qui poi... questo sarà I vari adattamenti puoi mettere. Stessa cosa, io adesso ci si mettono gli altri attrezzi pure qui. Sì. Tutti questi, questo perché sarà? Questo non me lo ricordo, che era l'ho letto, già me l'ho dimenticato. Vabbè, poi piano piano, mano a mano quello che lo uso. Questo non è certo per qui perché non ci cape. Questo, fammi vedere, non è meno questo perché non ci cape. Quindi che inserto ci va qua? Ci va questo inserto, eccolo. Ci va questo qui, questo sì. Questo ci va, eccolo. Questo ci va, ecco qua. Questo va così. A baionetta, questi sono a baionetta, vedete? Come le macchine fotografiche, lo zoom che si mette alla macchina fotografica. A baionetta, tac, tac, gira. La baionetta è così, la baionetta dei soldati, non ha visto? Ficcono le baionette, ma non si usano più, però... la prima guerra mondiale, no? Attacco la baionetta. Facevano così, mettevano la baionetta, tac, tac, pronto. Sicuramente per questo, perché... ecco qua, vedete? E fate in questo modo. Olio di gomito, nella prolunga. Eccolo qua. E infatti, eccolo qua, pure questo. Con la prolunga, la stessa storia. Olio di gomito sempre, però, perché il gomito è questo. E l'olio è quello che si mette... al gomito per farlo funzionare, vedete? Mamma mia, oh, tremenda! Allora, nel caso dovessimo lavare un cuscino, voi sapete che i cuscini quasi tutti sono rivestiti. Levate il rivestimento, però non è il caso di lavarlo in lavatrice questo, perché poi si rovina pure. Quindi useremo questo
questo vaporetto Polti, levo l'inserto della prolunga, eccolo qua in questo modo, e inserisco questo per pulire e per disinfettare, e inserisco sempre a baionetta e poi vado a fare questo lavoro. Vedete? Perfetto. Anche sul materasso. Anche al materasso si può fare lo stesso lavoro. Al divano. I cuscini, il divano, vedete? L'interno dell'auto. Guardate, l'interno dell'auto, i tappeti della macchina. Al garage attaccate la presa, la corrente, oppure anche fuori il garage mettete una prolunga, per stare più luminosi, perché il garage è un po' buio. Mettete una prolunga, vi mettete fuori del garage e fate questo lavoro meraviglioso, guardatelo. Perfetto. Quindi io direi che la prova di questo apparecchio mi sembra riuscita perfettamente. Possiamo dare 5 stelle su 5 o no? Voi che ne pensate? Penso di sì. Le vale tutte le stelle Michelin? Allora, prima che mi dimentico, allora, questo l'avevo detto già, prima di mettere il filo in questo modo, che anche nel folletto ci sta questa cosa, questa possibilità. Anzi, nel folletto, secondo me, questo qui scatta, non so se qui scatta, qui non scatta, e si riavvolge il filo da qui a qui, così, in questo modo. Però pure qui dovrebbe essere uguale, perché questo andrebbe messo al contrario. Ah, eccolo, ma com'è? Questo l'abbiamo trovato in questo modo noi. Vedete, signori? Questo io l'ho trovato montato così, ma questo deve stare al contrario, così io avvolgo il filo. Adesso vado a prendere un cacciavite e ve lo faccio vedere, eh? Allora, qui chi l'ha montato? Io l'ho trovato montato questo, non è che vi dico stupidaggini. Chi l'ha montato? L'ha montato al contrario questo aggeggio qui, perché questo qui non può essere così. Questo deve essere fatto in modo che io ci avvolgo il filo. Io adesso mi è venuto in mente subito perché nel folletto è così, c'è una molla, c'è qui, non capisco, però la molla effetti mi nervosisco. Eccolo, oh, lo vedete ragazzi, è tanto semplice, c'è la molla, mamma mia, oh. Era stato stretto a morte, non è che è sbagliato, non deve, questo era stato stretto, vedete? Questo funziona così, mamma mia, oh, io questo ce l'ho nel folletto, perciò, meno male che io ho, scusate che dico sempre ciò, ho tutti questi inserti meravigliosi per montare pure queste vite cinesi che sono fatte a stella, ecco qua, vedete, ecco, adesso sì, ma è una stella particolare, sembra la stella di Mao Zedong questa, la stella delle Brigate Rosse mi sembra, ecco qua, vedete? Questo così deve funzionare, che io adesso ci devo avvolgere il filo, capito? Aspettate un attimo, lo vado a prendere il filo. Ok, allora abbiamo capito, chi l'ha montato non aveva capito un tubo, perché questo qui deve tirare, si tira e si gira, ma se era stretto a morte, io non ce la facevo a tirarlo. Di questo inserto qui, è quello di ritirare il filo, no? Ma io, mamma mia, dico, ma come mai l'hanno messo sotto sopra, guardate, Beh, mi sembrava strano, no? Invece quelli che l'hanno montato l'hanno sbagliato. L'hanno stretto troppo, non riuscivo a tirarlo fuori. Non riuscivo a girarlo, non camminava. Non si muoveva proprio. Evidentemente non sarà un cinese che l'ha montato, l'ha montato un italiano. Ecco qua. E poi qua lo potete mettere così, alla fine, questo simpatico assistema. Ecco qua, vedete? Quando poi non mi serve, lo dovete usare, e basta tirare questo, si manda giù e il filo se ne va. Eccolo qua. È geniale. Oi. Hanno copiato al folletto questi. Vedete? Tac. Tac. Simpatico. Meno male che avevo questi inserti qui io, che ho potuto smontare queste vite a stella, ma che ne so che stella è, boh. Non sono le nostre. Questi vogliono fare sempre le cose... sono le stesse stelle che ho trovato nella stufa elettrica, sempre cinese, nel ventilatore, che per smontarlo, meno male che c'avevo questi, se no lo potevo smontare. Perché qua ci sono tutti i tipi di... Ci sono perfino queste, in questo inserto qui, mo, guardi qua, ci sono delle viti che sono fatte così, in un modo a forca. Ah, è così. Per terra dello sporco ostinato hanno inserito questo piccolo...
apparecchio qui, sempre molto duro, con queste spazzoline dure, che basta inclinare il vaporetto, si inclina in questo modo, così, no scusate, ho detto la stupidaggine, così, direttamente così, e si fa, e si va a pulire le parti sporche praticamente, c'è cascato qualche cosa, che ha macchiato, fate prima così, e poi ripartite e pulite col vaporetto, è meraviglioso, eh. Oh, a proposito, un'altra cosa che ho dimenticato, dove si mette il profumo che dicevo prima, così profumate tutta la stanza, lo mettete qui, qua, in questo coso, eccolo qua, qua ci mettete un profumo, che adesso io non lo so, dobbiamo vederlo dove comprarlo, penso che Mauris ce l'avrà sicuramente, o Mauris o acqua e sapone, non lo so, questi comunque è simpatico, pensavo peggio. Questo on e off che era? Non ricordo più. Penso per dispensare il profumo, perché c'è un fiore sopra. Ah, ecco, sì, c'è un fiore giù. Ci sono dei fiori. Allora, così off. Andiamo sopra, esce il profumo. Off, on. On esce il profumo. Off. Se non ce lo voglio mettere, profumo, ma dentro la scatola c'è il profumo, dico inutile che uso il profumo, perché non voglio metterlo nel... Si pulisce e poi si riparte con questo bellissimo attrezzo. Allora, per quanto riguarda le tende, è la stessa cosa. Se siete abbastanza alti come me, potete fare così direttamente, col vapore, e pulite, e ravvivate le tende, le ravvivate. Queste sono le tende dell'IKEA che ho montato io, con l'aiuto della mia famiglia, naturalmente. E non ho fatto il video perché tanto queste c'è già il tutorial dell'IKEA, quindi lo trovate tutto lì. Se siete bassi però, come molte persone in questa zona dell'Italia che sono basse, non siamo in Sardegna, potete rimettere questo, non si offendono i sardi, non sono tutti bassi i sardi, eh. O fate così lo stesso e potete arrivare fino a sopra. Volevo fare le prove, ma non serve, dai. Sono pulite queste tende, non montate da poco, vedete? Sono nuove. E le ravvivate anche queste altre tende che stanno dietro. Sono queste che sono di Roma, giusto? Sì. Queste tende sono bellissime, eccole qua. Ecco, pure queste, fate la stessa cosa, le ravvivate col vapore. Poi, non mi dimentico niente, mi sembra. A mio parere è un ottimo prodotto. Le funzioni le potete trovare nelle istruzioni. Adesso io ho voluto fare una recensione breve perché altrimenti è un video troppo lungo, ma tutte le altre caratteristiche, le altre possibilità di questo apparecchio, come pure per i fiori, per pulire i fiori, le piante, cioè le macchie di sporco, mettendo magari sopra un panno bianco che assorbe la macchia e si spruzza con questo vapore e naturalmente la macchia viene sciolta e assorbita da questo panno di cotone che assorbe la macchia. Insomma, sono molteplici, le trovate tutte nelle istruzioni. Ecco, questo va rimontato così, come potete vedere, è simpaticissimo. Purtroppo qualcuno l'aveva stretto troppo, di questi che l'hanno montato, e non mi si girava, non riuscivo a girarlo. Invece adesso l'ho montato e l'ho girato. Ecco qua, vedete? Una volta riavvolto in questo modo, si può pure metterle così, volendo, così non casca più, vedete? Questo è simpatico, stupidino, ma simpatico come sistema. Eccolo qua. E quindi, mettiamo così. Questo si regge da solo, guardate, ecco qua. Beh, vi ringrazio di questo regalo che mi avete fatto. Parla di te e qui ogni rosa è in ritardo perché per il tuo compleanno quando sboccia è già autunno è di un rosso inodore solo spine e dolore che ti spezzano il cuore qui